Sigla. Alle 5 e mezza stamattina mi hanno telefonato. E là sottoterra ci sono ancora 261 uomini, 139 italiani. Un tremendo urto. Le luci si spengono. La musica da ballo cessa di colpo. Urlano nel buio le sirene. Ciao a tutti, bentornati anche oggi sul mio canale, anche oggi per un video vlog che è dedicato alla storia della classifica dei dischi, una serie che io amo particolarmente perché si unisce la musica alla storia. Io poi sono un grande appassionato di storia, non solo dello spettacolo, E quindi ogni volta, se posso tornare indietro, poter raccontare qualcosa anche di storico, sono molto affascinato, no, da questo. Il 1956, di cui parliamo proprio in questo vlog, è un anno che purtroppo non è proprio allegrissimo. Ci sono delle cose molto curiose che succedono, ma ci sono anche due tragedie purtroppo che succedono. Allora, partiamo dalle cose belle. Innanzitutto Anna Magnani in questo anno diventa la prima attrice italiana a ricevere l'Oscar, e questo succede grazie al film La Rosa Tatuata, la grande Anna Magnani. Viene lanciato il primo pianoforte elettrico trasportabile, pensate. Però il 26 luglio ci sarà la tragedia dell'Andrea Doria, e l'8 agosto Marcinel ci sarà la tragedia in miniera. Probabilmente la ricorderete, anche in questo caso è proprio una tragedia che colpisce l'opinione pubblica. Sono due tragedie che appunto condizionano molto, ecco, il 1956. Ma noi siamo qua per parlare di musica e per parlare specificatamente dei 5 dischi che saranno i più venduti dell'anno in questo anno. Iscrivetevi al canale, attivate la campanella. Se vi piace l'argomento, chiaramente vi ricordo che c'è l'intera playlist da poter guardare su questo argomento, che si intitola esattamente come questo vlog, perciò non sarà difficile trovarla. Io vi auguro la buona visione e benvenuti anche oggi sul mio canale. La quinta canzone più venduta in Italia del 1956 sarà una canzone di Renato Carosone. La canzone si chiama Io, mamma e te, tu. Abbiamo già parlato di Renato Carosone proprio in relazione al grande successo della Panzè del vlog precedente, ma nel 1956 Renato Carosone è a Milano e incontra, casualmente si dice, il paroliere Misa. Chi sarebbe? Sarebbe Nicola Salerno, durante un concorso radiofonico indetto dalla Ricordi. Quindi Salerno e Carosone, che erano stati iscritti insieme al concorso di Mariano Rapetti, il direttore artistico della Ricordi e padre di Giulio, futuro mogol, per dare alla luce tre canzoni. Allora, Nisa presentò a Carosone i testi da musicare, uno dei quali si chiamava Tu vuoi fare l'americano, ad esempio. Il pezzo ispirò subito Carosone, il quale combinò musica swing e jazz al pianoforte, realizzando veramente un boogie-woogie fantastico in un solo quarto d'ora. Pensate, nacque così la canzone più famosa di Carosone. Da quel primo incontro nacquero altri due ottimi brani, O sospiro e Buonanotte. Fu l'inizio di una felice e anche prolifica collaborazione. Nell'autunno dello stesso anno, in vista della prima tournée internazionale, Carosone decide di trasformare il suo quartetto in sestetto. Oltre a Pietro Giorgetti, cantante ormai più che collaudato, Carosone affianca anche Gegé, il clarinettista Tony Grottola, il sassofonista Gianni Tozzi, scoperti rispettivamente nei locali notturni di Milano, Napoli e Sanremo. La quarta canzone più venduta in Italia del 1956 sarà un grandissimo successo che poi sarà rifatta da tantissimi cantanti, e sto parlando di Mambo Italiano. Stranamente arriva in classifica nel 56 questa canzone, cantata però da una cantante americana, non da una cantante italiana. Mambo Italiano, e invece la canta un'americana, e arriva quarta nella classifica dei dischi più venduti in Italia del 56. La cantante in questione si chiama Rosemary Clooney, non solo cantante, anche attrice, ma lei è fantastica perché, pensate, è la zia
di George Clooney, ecco, e anche la sorella del giornalista e conduttore televisivo molto noto negli Stati Uniti, cioè Nick Clooney. Però lei poi è anche la madre di un altro attore, e sto parlando di Miguel Ferrer. Allora, nel 45 lei decide di fare un duo con la sorella, e le sorelle Clooney vennero scritturate per il ruolo di cantanti in uno spot in una stazione radio di Cincinnati. La sua prima registrazione risale al maggio del 46 e lo fa per la Columbia Records come cantante della band di Tony Pastor, con il quale poi lavorò fino al 49. Nel maggio dello stesso anno incide la prima registrazione con la band, e poi a luglio fa anche una canzone da sola, una canzone che poi farà grande successo nel 51. Si chiama Come On My House, che diventa una hit, la prima a scalare le classifiche. E la Clooney, che non approvava questa canzone, ma la Columbia le la impose ad ogni costo, facendo leva sugli obblighi contrattuali che aveva firmato. Però comunque, insomma, la Columbia aveva ragione, perché diventò un grandissimo successo. Nel 54 ottenne il suo primo ruolo di rilievo in un film commedia che si chiamava Bianco Natale, accanto al grande Bing Crosby, a Danny Kaye, a Vera Ellen. Negli anni successivi lavorò ancora accanto a Crosby in altri film, intraprendendo con lui anche una tournée in Irlanda. Nel 56, che è l'anno di cui parliamo adesso, apparve nel varietà musicale di Rosemary Clooney Show, ospitando nel suo spettacolo le esibizioni di molti artisti. E negli anni seguenti lo spettacolo si spostò in prima serata con il titolo di Deluxe Show Starring Rosemary Clooney. Nel 58 lasciò la Columbia e registrò diversi pezzi con la MGM e anche per la Coral Record. Dopodiché alla fine dell'anno firmò definitivamente per la RCA, con cui rimarrà poi fino al 1963. La terza canzone più venduta in Italia del 1956 sarà una canzone che si intitola Love Is Many Splendor Think, sarà portata al successo da The Four Aces e Lou Alberts. A golden crown makes a man. La seconda canzone più venduta in Italia del 1956 sarà una canzone di Aurelio Fierro. La canzone si intitola Guaglione, che poi fra l'altro è la canzone con cui proprio in questo anno Fierro vince il Festival di Napoli. La canzone gli diede fama internazionale anche grazie a molte tournée che compì negli Stati Uniti e in Canada, e fu tradotta in moltissime lingue. La versione francese le portò molta fortuna, e infatti poi lui si esibirà all'Olimpiade di Parigi per 3 settimane, dal 22 maggio all'11 giugno, con un grandissimo successo, tanto che gli fu chiesto anche di prorogare lo show, ma l'imminente nascita del primo figlio l'impedì di rimanere. Raggiunse la grande popolarità poi nel 57 con La Zarella, che era una canzone scritta per lui a Domenico Modugno. La canzone divenne anche la colonna sonora dell'omonimo film, in cui lo stesso Fierro recitava al fianco di Luigi De Filippo, Tina Pica e lo stesso Domenico Modugno. La canzone più venduta in Italia del 1956 sarà di Renato Carosone, e sarà Maruzzella. Gli autori inventano una donna che quasi mai è vera, perché in ogni uomo c'è una donna come lei. Maruzzella, Maruzzella. Nives Zegna, Miss Italia 1956. Tocca a Franca Raimondi di aprirla. Delle voci nuove, era quella che finora si era fatta meno notare. Aprite le finestre, nuovi sogni, bambine belle, innamorate. Ed anche oggi ci siamo raccontati alla fine un anno di musica, ma anche un anno di alcuni avvenimenti. Purtroppo un 56 che non è proprio allegrissimo, a dir la verità. Ci sono dei fatti che sconvolgeranno e rimarranno purtroppo anche nella storia come tragedie proprio ricordate per sempre. Ci sono anni che vanno un po' più lisci, ci sono anni purtroppo che ci sono degli avvenimenti che segneranno quell'anno per sempre, e questo è un caso. Se vi piace l'argomento relativamente alla storia della classifica dei dischi, volevo dirvi che nel mio canale c'è un'intera playlist che parla proprio della storia della classifica dei dischi, allo stesso titolo di questo vlog, perciò non sarà difficile per voi trovare. Andate a vedere, all'interno di questa playlist ci sono già
tanti vlog che raccontano la storia della classifica dei dischi. Io vi ringrazio anche oggi per la visione e vi aspetto chiaramente alla prossima volta. Ciao da Ale!